Continuo a fare le barricate perché con loro siamo stati scorso anno, a gennaio, cioè da quando è iniziata questa vertenza davanti ai cancelli delle fabbriche, cose che non fa Monti e men che mai questo Parlamento di casta, perché pensano di fare politica stando lì nel palazzo facendo i comunicati stampa. Hanno perso il contatto con loro, con i lavoratori, con i problemi veri del paese. Hanno perso il lavoro perché hanno chiuso l'Irisbus, l'unica fabbrica italiana che costruiva gli autobus. Allora siamo circa 780, più l'indotto arriviamo a 1200, 1300, e questo è importantissimo per la nostra comunità, anche perché è stato il primo insediamento industriale in provincia di Avellino. Noi stiamo dicendo se è l'ora di salvaguardare il paese e di fare un piano di reindustrializzazione di questo paese, non vedo come questo stabilimento, il nostro stabilimento, non rientri nel piano sviluppo. Non c'è sviluppo se non si riaprono le fabbriche.